Due terzi posti in prova e comunque grande autorità, la tedesca sembra tranquillissima, d'altronde fino a ora è imbattuta, quindi se non lo è lei. Sì, oggi fra l'altro non dovremmo dirlo per scaramanzia nei suoi confronti, ma lei detiene con Killy il record di 6 vittorie in Coppa del Mondo consecutive, vediamo già nella parte alta, guardate come scia in maniera perfetta, non apre mai il braccio, è sempre molto compatta, molto sugli sci. Dopo il primo intermedio 27 centesimi, adesso la tedesca affronta la parte centrale e non ha grossi problemi neanche sulle curve, la Zeisinger che molti danno già vincitrice della Coppa del Mondo. Qualche problema forse in questa curva, ma sembra che abbia lasciato correre. Si è lasciato correre, le sono sbattuti un po' gli sci perché c'è qualche scalino, però vedete 36 centesimi di vantaggio, riesce a condurre le curve in maniera perfetta. Anche inclinandosi leggermente, però riuscendo sempre a stare sugli sci. È un piccolo problema, però stringe molto bene quella porta, riesce a fare linee molto strette, qui è lasciata andare molto bene. Dovrebbe passare al comando. 5 decimi addirittura di vantaggio sulla Maisnitz, che abbiamo visto che gara aveva fatto, quindi Gepita ora Renate Goetschel, settima e seconda nelle due prove disputatesi venerdì, anche lei ha un terzo posto in discesa a Lake Louise e un secondo in Super G a Val d'Isère, quindi un'atleta sicuramente in ascesa grandissima, la prima parte 38 centesimi di vantaggio, che non sono pochi su una pista del genere. Non sono pochi, sicuramente nella parte alta, passando le concorrenti, la pista si velocizza perché passando nelle tracce delle altre gli sci scorrono meglio, però non c'è, tolgono la neve fresca i passaggi. Invece ho avuto come l'impressione che ci sia qualche scalino nelle curve del bosco, l'importante sarà riuscire a starci dentro, a non farsi sbattere gli sci. Diamo l'intermedio della Goetschel che è ancora in vantaggio, 68 centesimi ha incrementato e questo magari è più sorprendente che rispetto al primo intermedio, ha aumentato ancora di 2 decimi la Goetschel che dovrebbe riuscire a gestire questo vantaggio, 1.30.73 il tempo della Zeisinger, chiude la Goetschel 1.30.10, 63 centesimi di vantaggio.